Non so se il Palermo abbia oggi con questa sconfitta compromesso la possibilità di arrivare in Europa, magari ce lo racconta Balzaretti, a voi. Penso di sì, che dici? Sì, sì, ma credo che, come ho sempre detto, l'obiettivo quest'anno è quello di arrivare a 40-41 e dobbiamo cercare di centrare il prima possibile, questo è il nostro obiettivo quest'anno. Mi sembra di aver visto una squadra un po' spaventata. Ma forse all'inizio per il gol che abbiamo subito, ecco. La mela, mette movimento Borini, posizione regolare, Borini! Il vantaggio della Roma, sempre Borini! O perché venivamo naturalmente dai quattro gol col Milan. Quasi impossibile trovare un difetto al brasiliano, qui errore grave però di Mantovani, Ibra in area di rigore! Ibra punisce, Robinho va a cercare Ibra, larghissimo Emanuelson, Ibra aspetta Robinho, poi va da solo, Ibrahimovic, e come si è tornato, 2-0. Molto molto complicata anche per la forza del Milan, Emanuelson prova ad andare da lontano, Ibrahimovic a caccia della tripletta, va a cercarla e la trova, El Shaarawy. Ripropone il cross per Thiago Silva, che fa 4-0 per il Milan. E quindi probabilmente c'era un pochettino di timore, quando vai subito sotto dopo 3 minuti magari subentra ancora un pochettino di più. Poi c'è stata una buona reazione, ovviamente al primo tempo hanno fatto meglio loro, però al secondo tempo poi abbiamo fatto invece secondo me decisamente meglio noi, abbiamo avuto l'occasione anche per pareggiarla. Pisano lascia partire il traversone, Lobont non la tiene, Niccoli, Lobont a salvare da terra. L'occasione migliore forse l'abbiamo avuta noi. Chiappi perde palla, Zahavi ne approfitta, Niccoli per Zahavi, ci prova l'israeliano col destro, dall'altra parte non arriva, Budan. Al centro è pronto Zahavi, pallone lungo, troppo, Lobont. Prova ad accentrarsi Niccoli, alla fine cerca il fondo, trova il cross, deviato, Lobont, schiaffeggia il pallone e poi Heinze. È giusto dire che questa squadra è una delle delusioni del campionato? No, non credo. Non credo, perché quando una squadra cambia sempre tanto non è mai facile trovare, non è facile che tutti gli anni ti possa andare bene. Credo che questo gruppo, anzi quest'anno, sta lavorando veramente tanto e tanto e anche bene. Naturalmente non sempre vengono i risultati, però ti assicuro che il gruppo è un gruppo molto forte, un gruppo unito. Ilicic, Lobot, corta respinta. Che spunta al centro, lo raccoglie in qualche modo, Muglios, Lobot. Riprovera Ilicic, forte col sinistro, nessuno la tocca, poi da fuori, il tentativo ancora per l'area di rigore. Credo che ancora fino alla fine dell'anno ci toglieremo delle soddisfazioni, però quando purtroppo ogni anno si cambia tantissimo non è sempre facile poi insomma riuscire. Quest'anno poi abbiamo cambiato veramente, credo quasi 8, 9, 11 rispetto all'anno scorso, quindi non è sempre facile, no?